Sulla poltrona? Sulla poltrona. Ecco qua. Non è meglio che mi dica. Lì sulla poltrona. È a suo agio? Sì. Molto. Allora. Ma dov'è? Ma cosa fa? Ma si alzi, per favore! Effettivamente sono molto a mio agio. Si alzi, si sieda sulla poltrona, le ho detto! Sì, se ci tiene. Ma non ci tengo, si sieda! Vabbè, scusi. Allora, ricapitoliamo. Aspetti un attimo. Ma cosa fa? Si sieda. Mi fa la voce. Ma come si permette? Si sieda. Sono stressata. Si sieda. È molto insidiosa questa. Ricapitoliamo. Di che reparto è? Da militare. Ma no, come mio dipendente. Ma siamo nelle mani del destino noi. Guardi, lei adesso mi deve dire come è inserito nell'organigramma dell'azienda. Come? Lei sa cos'è l'organigramma, no? Siccome ormai tutti sappiamo che lei è un mediocre, ma cosa dico mediocre? Lei è la quintessenza della mediocrità. No, giusto. Se sbaglio mi corregga. Lei tace, quindi acconsente. Lei è un mediocre. E siccome dobbiamo lanciare un prodotto al cioccolato che soddisfi un po' il gusto del consumatore medio, che vorremmo chiamare il sempliciotto, ecco, lei che è un mediocre li assaggerà tutti e ci dirà quale le piace di più. No, grazie. Io odio la cioccolata. Fracchia, lei qui non si trova ad un party dove può rifiutare. Lei assaggia. Le consiglio di non insistere. Io le ordino di assaggiare il sempliciotto. Glielo ordino. Avanti, prenda, apra la bocca. Direttore, ma chi è stato? Fracchia, ma che ha combinato? È diventato matto.